quello che ti voglio raccontare è un dramma accaduto esattamente 50 anni fa. Un terribile incubo. Mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Signora, ci racconti per favore tutta la storia? Sì. Dottoressa Sandrelli, lei sa bene che il suo intervento per salvare la bambina, per quanto lodevole, fu del tutto inutile. Questo lo sa, vero? Nella concitazione del momento feci quello che mi diceva la coscienza. Dottoressa, lavando con acqua e alcol il cranio della bambina, lei ha involontariamente o intenzionalmente cancellato le tracce importantissime per individuare l'arma del delitto. Poi ha trasportato la bambina improvvisando una barella servendosi di un cuscino. È sconsigliatissimo muovere pazienti con gravi lesioni al capo o al collo prima dell'arrivo dell'autoambulanza, men che meno su un supporto morbido come un cuscino. Ho finito. Bene, pubblico ministero. Se la difesa vuole intervenire. A una prima ispezione del cadavere icto oculi non si sono evidenziati lesioni di alcun genere. Lo sfondamento del cranio in regione frontale provoca la frattura della base cranica anteriore, che si esprime esternamente con un'enorme tumefazione del viso e degli occhi. Le fratture affondate e riscontrate. In realtà, la piccola Nicole è morta per cause naturali.
Tu non sai quante notti in sogno ho passato a causa dei continui pianti notturni di Nicole. Quante volte la nostra quiete viene interrotta dai suoi continui capricci, in ogni momento e in ogni luogo. Forse anche per questo oggi vedo il mio rapporto con Sandro diverso da prima. Ti vedo più nervoso, non sei più premuroso come una volta con me. Ma no, ti sbagli, perché dici così? Ho paura che lui si possa stancare di questa situazione. Io non posso vivere senza di lui. Piccola, so benissimo quello che hai passato, ma è tutto finito 3 anni fa. Adesso abbiamo Nicole che cresce bene. Siamo una famiglia felice. Lo so, ma non credere sia semplice. Nicole è molto vivace, mi sfinisce. Certo, ti capisco e ti prometto che starò più attento, ti sarò più vicino. Pronto? Sì, sono il sostituto procuratore Saulli. Comandante omicidio, faccia mettere subito sotto sequestro la villetta della Rocca. Sì, ci vediamo alle 14 per il sopralluogo. Va bene. Signora Cappelluti, mi scusi, cosa ci può dire riguardo al suo invito a comparire? Signorina, non abbiamo nulla da dire. Signora, può dirci lei qualcos'altro? Avvocato, un attimo soltanto, è giusto che io risponda. Se pensano di risolvere il caso cercando i colpevoli nella nostra famiglia, stanno sbagliando tutto. Signora, lei pensa che le sue uscite a Porta a Porta a Matrix depongano a suo favore? All'inizio ho rifiutato l'invito. Ma poi ho pensato che la gente è giusto che sappia la verità. Andiamo, Maria. All'inizio la gente del suo paese era tutta con lei, ma se lei continua a puntare il dito cercando altri assassini... Sempre le stesse cose. Un'ultima domanda, qual è la verità? La signora non ha ammazzato sua figlia, questa è la verità. Thank you.
la notte del 12 aprile. Io e la mia bambina eravamo rimaste a casa da sole, perché mio marito era dovuto partire per lavoro. Nicole sembrava tranquilla, ma durante la notte ha avuto dei disturbi. Non so, non riuscivo a capire perché piangeva. E mi sono recata da lei. Mi apri la finestra. Sì, te la apro. Si è svegliata durante la notte ben due volte e mi sono andata da lei per calmarla. Nikki si svegliava spesso di notte. La prima volta mi ha detto che le faceva male la testa, ma non sapeva dirmi dove. E mi sono preoccupata anche per questo. La seconda volta, invece, quando mi sono recata in camera, aveva già smesso e non l'ho disturbata. È stato allora che ho preso in mano la statuetta, così solo per spostarla. Signor giudice, io non volevo restare sola quella notte. Non so, forse un presentimento di madre. Avevo paura, tanto che la notte prima avevo pregato Sandro di non lasciarmi sola. Continui, signora. Poi, al mattino, mi sono svegliata presto, non riuscivo più a dormire e ho fatto una doccia e poi sono andata in cucina a prepararmi un caffè. Mentre bevevo il caffè, Nikki mi ha chiamata ancora. A dire il vero urlava e mi sono addirittura spaventata e sono corsa da lei. Non era nulla. E mi sono anche un po' arrabbiata con lei. Poi tutto è finito. Mi ha guardata con una tale tenerezza. Lei era così, passava da un eccesso all'altro. Ma io l'amavo anche per questo. Prego, signora, continui. Sì. Nikki sembrava tranquilla e mi sono ripromessa di farle i biscotti. A lei piacevano tanto. Dopo ho sentito il citofono. Era la signora Lucia che mi chiedeva di prestarle il ferro da stiro. Buongiorno, signora. Vi ho mica disturbata? No, ecco, l'ho già preso. Oh, ma siete proprio brava. Mentre stavo stirando, all'improvviso si è rotto e adesso non so come fare a finire no, di stirare. No, va bene, lo tenga pure, non si preoccupi. Grazie, grazie, siete proprio brava. Beh, signora, devo proprio andare. Va bene. Se avete bisogno di qualcosa, arrivederci. Quando è andata via mi sono accorta che non avevo lo zucchero e non volevo deludere la mia bambina. E allora ho preso l'auto e sono andata a casa della signora Lucia. Il tempo di andare e tornare, ero già dentro casa. Mi sembrava fosse tutto tranquillo. Tutto come avevo lasciato prima di uscire. Invece non era così. Mi sono avvicinata alla porta dello stanzino. Ho aperto piano la porta. E poi... Poi, cos'è successo? Non ero in me. Non sapevo cosa fare. Era la prima volta.
Ero stata presa dal panico. Pensi che mi faccia prendere dalle crisi per molto meno? Si figuri vedere la bambina in quello stato. Sono andata fuori a chiedere aiuto. Poi sono rientrata. Non sapevo cosa fare. Il telefono mi sentiva come in un altro mondo. In un incubo. Nikki? Ho reagito. Ho pensato subito di chiamare la dottoressa. E poi il pronto soccorso. E poi... poi la corsa con mio padre in ospedale. E sono andata dai carabinieri per spiegare tutto. Avvocato Sinisi, ora ha lei in mano il caso Cappelluti? Beh, non proprio in mano. È un caso difficile, questo vuol dire che l'altro avvocato non fosse all'altezza. Lei pensi quello che vuole, signorina. Io faccio il mio lavoro. Avvocato, il GIP confermerà l'ordinanza di custodia cautelare. Lei sembra una persona così acuta. Si risponde da sé. Avvocato, è vero che 10 anni fa la stavano quasi radiando dall'albo? Ma va. Signora Cappelluti, lei prima ha dichiarato che la prima persona a chiamare al telefono è stata la dottoressa Sandrelli. In questi casi di solito prima si chiama il pronto soccorso. Come mai lei ha chiamato la sua psichiatra? È stata la prima persona che mi è venuta in mente. Ero in preda al panico. Non mi rendevo conto di quello che stava succedendo. E perché non suo padre o suo marito? Mio marito era lontano per lavoro e mio padre abita piuttosto distante. Ma se era in preda al panico, non era possibile fare tutti questi ragionamenti. E quando capita qualcosa di grave, di solito la prima persona che si chiama è quella a noi più cara. Un padre, un marito, un figlio. A meno che il motivo per chiamare la dottoressa non fosse un altro. Forse sperava in una copertura. Obiezione, signor Presidente. Avvocato Sinisi, respinta. Chiedo scusa. Chiedo scusa, signori, ma sappiamo che la dottoressa Sandrelli si è battuta molto con i medici dell'ospedale per convincerli che si trattava di emorragia cerebrale piuttosto che di omicidio. D'accordo, continui pure. Come siamo indulgenti. Appunto. Comunque, dopo aver chiamato la sua psichiatra, ha chiamato anche il pronto soccorso. Infatti, la dichiarazione della telefonista, leggo testualmente, signor Presidente. Durante la chiamata al pronto soccorso, la signora Cappelluti era sì agitata, ma abbastanza lucida. Leggo ancora. Mi sembrava non fosse molto addolorata. Sempre in riferimento allo stato di panico da lei dichiarato, no? Come mai? Beh, non so che impressione io possa aver dato alla centralinista. E non credo sia molto importante. La mia bambina stava morendo. Certo, certo. E perché mai avrebbe preferito andare in caserma piuttosto che in autoambulanza accompagnando la sua bambina? Non sapevo cosa fare. Non c'erano posti in ambulanza. Carmen! Carmen, vieni anche tu! No, ma come? Entrare un'altra persona. Ma il mio medico di fiducia! Mi dispiace, signora, non si può. E ho pensato che fosse meglio che Nikki avesse un medico in più. La mia presenza non era utile in quel momento. Signora Cappelluti, mi meraviglio di lei. Sa meglio di me che per un bambino la mamma è molto più importante di tutti i medici del mondo.
Sì, è vero. Infatti la cosa mi addolora ancora oggi. Mi sono molto pentita di quella scelta. È una madre? Dico una madre? La si può trattenere con tutta la forza di questo mondo? La si può dissuadere con tutti i ragionamenti possibili di seguire il proprio figlio in ospedale? Ma lei aveva già deciso di sostituirla, quella bambina, che forse già non le piaceva più. L'avvocato Sinisi ha chiesto di prendere la parola, se non ha nulla in contrario. No, eccellenza. Prego. E poi la corsa dell'ambulanza. Lei sa, signora Capelluti, che per un figlio la madre è più importante di tutti i medici del mondo, vero? È vero, signora? Certo che lo so. Lo so benissimo. Chi più di una madre può saperlo? Certamente molto più di un uomo. Già, ma intanto nell'ambulanza non c'era con la bambina. Non dica così anche lei, avvocato. Lei non sa quante volte ci penso di avere ancora un'ultima volta la mia bambina tra le mani. Avevo tanto bisogno di stare con lei per l'ultima volta. L'avrei accarezzata. Avrei parlato con lei. Le avrei raccontato degli angeli. Le avrei chiesto di perdonarmi. Di perdonarmi per non essere stata la madre che avrebbe voluto. La madre che avrebbe meritato. Ma che serve ormai? Ho finito, signor Presidente. Bene. E se l'accusa vuol controesaminare? Maria, ascoltami bene. Questo che ti dico devi prenderlo molto seriamente. Come vedi è dura, durissima. Sai pur certo che vinceremo, ma c'è sempre una piccolissima percentuale che le cose possano non andare come noi vogliamo. Hai detto? Sì, sì, certo. Ma c'è sempre una maledettissima piccola possibilità, capisci? Allora, che ne dici? Se iniziamo almeno a pensare, solo a pensare, di puntare sull'incapacità di intendere e di volere. Così eviti al 100% il carcere. Che ne pensi? No, non lo farò mai. Va bene, ok, ok. Giusto. Volevo vedere se eri decisa. Ok. Ora sta tranquilla. Mi raccomando. Fatti forza, Maria. Ah, avvocato Sinisi. Prego. Volevo informarla che molto probabilmente chiederò una nuova perizia psichiatrica. Mi sembrava doveroso informarla prima di chiederlo anche al presidente. Avvocato, mi sta ascoltando? Sì, certo. No, no, ma nessuna nuova perizia. Mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Dottoressa Sandrelli, lei è stata per un periodo la psichiatra della signora Capelluti, è vero? Sì. Ma è anche una buona amica, vero? Certo. Come professionista, pensa che la signora Capelluti soffra di qualche sindrome grave, ansiosa, depressiva o cose del genere? No, affatto. E quindi poteva mai essere considerata un pericolo per la società? Assolutamente. Un figlio è sempre un dono meraviglioso. Nessuno poteva impedirtelo e nessuno poteva decidere per te, per la tua vita. O pensi sarebbe stato più giusto abortire ed uccidere un essere umano? No, non l'avrei mai fatto. E comunque quel bambino non è mai nato. Ma è roba passata. Sai quante mamme perdono il loro bambino per aborto spontaneo? Secondo una recente statistica, ben il 20%... Carmen, ma io sto bene. Non sono malata. Non sono malata. Le è passato mai per la mente, almeno una volta, che quel giorno potesse aver ucciso la sua bambina? No, non ho mai pensato. Conosco meglio di chiunque altro Maria. E non è capace di uccidere nemmeno una formica.
Non c'è altro per me. Il pubblico ministero può iniziare con le domande. Dottoressa Sandrelli, lei ha tenuto in osservazione la signora Capelluti per un po' di tempo. Può dire la corte il motivo delle sedute? Allora, è successo molti anni fa. Penso alla mia famiglia, a mio padre, perché sento di averlo tradito, deluso. No, ti sbagli. Tuo padre e la tua famiglia ti adorano. In passato loro non accettavano una gravidanza solo perché per un genitore un figlio è sempre da difendere. E accettare un parto da una figlia che loro ritenevano poco più che una ragazzina li faceva sentire spiazzati, impotenti. La signora Capelluti aveva perso il primo bambino per via di una gravidanza interrotta e stava vivendo un momento difficile. E così ha iniziato con me una terapia. Aveva notato in lei qualche problema psichico? Era un momento di crisi del tutto normale, dopo quello che aveva passato. Ho tenuto in cura molti casi di questo tipo. Sa, si tratta della morte di un essere umano. Certo, certo. Capisco, ma in quanto tempo è stata tenuta in osservazione? Circa un anno. E non crede che un anno sia un po' troppo per quello che gli chiama un momento di crisi? Beh, non tutti i pazienti reagiscono allo stesso modo. E poi... Certo. E mi dica, dottoressa, sappiamo che tra lei e l'accusata c'è una grande amicizia, tanto da indurre addirittura la signora Capelluti a chiamare lei per prima, dopo il dramma. Ma successivamente si è più vista professionalmente con la signora? Professionalmente no. Allora perché l'imputata aveva con sé una prescrizione medica scritta di suo pugno? Si tratta di un antidepressivo, vero dottoressa? Sì, ho scritto io quella prescrizione. Un giorno Maria è venuta a trovarmi a casa in visita amichevole. E un bel momento mi sono accorta che forse aveva bisogno di una mano e così mi ha parlato un poco della sua vita. Ed era in tali condizioni da prendere un antidepressivo? In tutta sincerità, non sembrava avesse delle patologie in corso. Era soltanto sotto pressione, come lo sono tutte le mamme che devono accudire i figli, lavorano, devono sbrigare le faccende di casa, seguire i mariti, oltre ad avere genitori a carico, magari. Capisce, signor pubblico ministero, quando tutte queste responsabilità vengono messe insieme, specie in una donna giovanissima, beh, qualche momento di ansia è più che lecito. Mi sento confusa. Tante volte affronto male la notte. Tranquilla, Maria. Sei solo un po' stanca. Tutto questo mi fa spesso cambiare d'umore, anche per le piccole cose. Tuo marito sa di tutto questo? No. Sì, forse immagina qualcosa. Ma evito di parlarne. Lo amo troppo e non voglio perderlo. E i tuoi lo sanno? Nessuno sa nulla. E la prescrizione medica? L'ansiolitico che ho prescritto alla signora si è preso in dosi che io ho consigliato. È paragonabile ad una buona tazza di camomilla. Eppure l'annotazione lieve depressione da stress non comproverebbe ciò che lei ha detto sulla signora Capelluti. Errato. Conferma ciò che ho detto. Era solo sotto pressione. Certo, certo. Le faccende di casa, accudire i figli, eccetera, eccetera. Ma vuol dire la corte qual era esattamente il giorno della prescrizione? Sì, il 9 giugno. Cioè 4 giorni prima dell'omicidio della piccola Nikki. Ma io ero certa che avrebbe seguito le mie modalità d'uso, perché Maria non è una stupida, è una donna ben oculata e sempre molto informata. Certo, sappiamo bene come la signora si informa su internet. Abbiamo trovato dei file sul suo computer che parlavano di infanticidi. Questo lei lo sapeva, visto che è la persona che la conosce meglio di chiunque altro? No. E mi dica, fu della signora o fu sua l'idea che alla bambina fosse scoppiata la testa? E meno male che Nicole stava bene. Era una delle possibilità, caro signor pubblico ministero. Perché? Lei si intende di medicina? Certo che no, ma le prometto di studiarla più presto, soprattutto per evitare che persone come lei possano un giorno scrivere articoli tipo «Quando i bambini scoppiano di salute». Presidente, ma tutto questo è davvero intollerabile! Avvocato Sinisi,
Signori, per favore. Il PM ha finito? Un'ultima considerazione. Prego. Avvocato Senisi, non corro, aspetti. Enzo, è nel modo di difendere questo. Niente da fare. I togati sono colpevolisti. Ho fatto di tutto per separare i togati dai giudici popolari. Ma a questo punto... L'ho fatto, lo può gestire benissimo. Dino, abbiamo perso. Lo vuoi capire? È finita. Non è finita fino a quando non lo dico io. Questo non te lo volevo dire. Hanno trovato l'arma. Ma le cose come si trovano si fanno sparire. Stai calmo, ti dico. Stai calmo. D'accordo. Ma dopo la sentenza il mio mandato finisce. Sono stufo di questa merda. La festa di compleanno ieri? Sì. Oh, mi ha detto la signora Petruzzella che è stata una festa bellissima. Beh, se non la fa vostro padre una festa così bella. E quanti anni ha fatto la bambina? 3. Ah, già 3 anni. Beh, allora tanti auguri, signora. Va bene, grazie. Eccola lì, si è svegliata Nicole. E mentre parlavo con la signora, con la coda dell'occhio ho notato per terra, in un angolo, un cuscino da letto. Dove esattamente? Lì, per terra. Come lì per terra? No, lì. A casa sua, per terra. Ah, in una situazione del genere. Può essere anche normale la... Sì, è vero, ma per, come dire, la precisione manicale della signora. Ma manicale vuole dire maniacale, forse? Beh, sì, maniacale. E poi, prima che andasse via? Mentre la salutavo mi sono accorta che la signora era un poco giù. Ah, signora? Sì? Vi vedo un po' sciupata, pallida, ma è successo qualcosa? No, no, stia tranquilla. Non ho dormito molto bene stanotte. Un poco... Preoccupata? Sì, e anche... come... Angosciata? Sì, era angosciata. Opposizione, signor Presidente. Lui sta imbeccando la testa. Imbeccando la testa. Respinta. Ma come respinta? Non a lei, a lui. Ah, ecco, signor Presidente, stavo solo cercando di interpretare quello che era il pensiero della signora. Avvocato Sinisi, prego, è il suo turno. Che benevolenza. Grazie, Eccellenza. Signora Lucia, lei è un'intima amica della signora Cappelluti oppure è soltanto una semplice vicina di casa? A dir la verità non ci conosciamo molto. E allora come fa ad essere a conoscenza della precisione maniacale della mia assistita? Veramente lo sanno tutti. Lo sanno tutti non è una risposta. Se non l'ha vista con i suoi occhi, devo dedurre che è solo per sentito dire. È così, signora? Sì. Anche perché, francamente, il termine precisione maniacale non si addice molto al suo lessico. Ma come dice, avvocato? Io non sono italiana. Chiedo scusa. Poi, per quanto riguarda il viso dell'imputata, se l'ha visto angosciato, ci può spiegare esattamente cosa intende per angosciato? Non so spiegare con le parole. La signora era un po' triste. Come ve lo devo dire? Lei vuole dire che era giù di tono? Vuole dire che il viso della mia assistita era stanco, diciamo pure segnato? Come stanco e segnato è il viso di qualunque persona abbia passato una notte in bianco. È vero, signora Lucia? Non aveva quella mattina visto il viso di chi ha appena commesso il massacro? Dio mio, no. No davvero. Ho finito. Beh, iniziamo con le domande. La parola al pubblico ministero. Grazie, signor Presidente. Signora Cappelluti, se permette vorrei riprendere dal momento in quei famosi minuti che precedono il dramma. Esattamente a che ora è uscita di casa?
all'incirca alle 7:20. Ne sono sicura perché accompagnavo Niki alle 7:30 ogni mattina e ho fatto mente locale. Ma perché in auto e non a piedi? Non ero vestita e mi faceva freddo. Ho preferito prendere l'auto. E quanto tempo si è trattenuta a casa della signora Lucia? Qualche minuto. Uno, due, cinque minuti? Non saprei con esattezza. Quattro o cinque minuti. E lei vuol far credere alla giuria e alla corte che in così breve tempo una persona estranea dall'esterno possa entrare in casa, aprire la porta dello stanzino, uccidere la piccola Nicole e poi fuggire senza lasciare traccia e senza il benché minimo movente? Non lo so. Riceverà molte attenuanti se ci dice come ha ucciso la bambina. Presidente, mi oppongo, ma queste sono violazioni delle leggi. Ma la bambina si sta riferendo? Avvocato Sinisi, faccia silenzio e si sieda. E lei, pubblico ministero, moderi le parole. Signor Presidente, non è mia intenzione disturbare né la corte né la signora con questa storia. Ma devo sottolineare che la scientifica ha confermato che quasi certamente, per tipologia e dimensioni, la statuetta era l'arma del delitto. Ancora, insiste. Ha altro da aggiungere? Non ho altro da aggiungere. L'avvocato può controesaminare. Tocca a te. Quella matita ficcatela in culo. Signor Presidente, signori della Corte, ho qui con me la copia di un prospetto preparato da autorevoli tecnici che mostra come invece è possibile in 4 minuti fare quello che avrebbe fatto l'ipotetico assassino. Ma su questo non mi dilungo, poiché è a verbale. Per quanto riguarda l'auto, la signora era in vestaglia, con addosso un soprabito. Non poteva certo passeggiare sulla statale vestita in quel modo. Sì, poteva vestirsi prima di uscire, ma non ne aveva voglia. È forse un reato? Per quanto riguarda la statuetta, quale presunta arma del delitto, la signora La Rocca l'ha tenuta un attimo, come una padrona di casa tiene qualsiasi soprammobile. Non credo che questo sia un reato. Inoltre la statuetta è scomparsa quella mattina dopo che la mia assistita è uscita di casa. Quindi è presumibile che sia stata usata dall'assassino per compiere l'atto. Ma è solo una congettura, non una certezza. Spero che l'oggetto sia trovato in fretta, così dimostreremo che la signora Cappelluti è innocente, come credo fermamente. Ma intanto l'assassino di Nicolò è ancora fuori, libero di poter uccidere ancora, mentre ci si accanisce sulla povera mamma, solo per una serie di indizi, non su prove certe. Solo indizi. Ho finito. Poi, signora? Tutto sembrava andare per il meglio, ma ben presto mi accorsi che non fu così. Perché? Beh, io ero stata assolta dall'accusa di omicidio, ma quell'angoscia non mi ha più abbandonata. Si tratta sempre della morte di un figlio. Non è solo per quello. Ti ho parlato di mia verità. Certo. Che caruccia che sei. Fa un po' freschetto. Vuole tornare in camera? Vieni con me. Lo sai, sono giunta alla fine del mio percorso, ma prima di morire voglio esprimere il mio ultimo desiderio. Oggi è il 50° della scomparsa di Niki. Sì. E lo voglio ricordare con la nascita del tuo libro.
Vieni, vieni con me. Signora, io non credo di essere all'altezza. Stai tranquilla, ci riuscirai. Vieni, siediti, siediti. Nell'inchiesta non si è parlato mai dei miei momenti di tenerezza, del mio amore per Nicky, per mio marito, dell'amore per la vita stessa. E a chi poteva interessare? Le cose belle, figlia mia, non interessano a nessuno. Ed ecco che la figura della mamma assassina era l'unica pista da percorrere. E allora sindrome dissociativa, amnesia psicogena, infermità transitoria, sindrome da nido e così via. È vero, lo ammetto, che ero una donna tanto diversa da quella che sono poi diventata. Sempre impaurita, ansiosa, il mondo esterno mi faceva paura. Per questo ero così protetta da mio padre, dalla mia famiglia. Mi stavano sempre vicino, forse in un modo esagerato, ma era il loro modo di volermi bene. E io li amavo tutti. Hanno puntato il dito sui miei cari, come se fosse una lobby, una setta. Ma non si accorgono che tutto intorno è mafia, è politica. Politica sporca, che chi ha i soldi ha il potere e chi ha il potere si sente in diritto di far girare il mondo o di fermarlo. E noi siamo delle pedine, delle stupide pedine, stupide pedine. Mio padre mi chiamava la mia bimba. Se fosse vivo, mi chiamerebbe così anche adesso. Hanno avuto il coraggio di puntare il dito anche su questo. La famiglia è l'unico valore che ci rimane. La mamma e il suo bambino. Il nonno e il suo nipotino. È uno spettacolo della natura. Ma solo pochi lo sanno. Tu non dirlo a nessuno, potresti passare per matta. Signora Maria. Cara Valentina, dopo la soluzione ero tanto felice, molto felice. Ma durò 5 brevissimi minuti, il tempo delle furie. Poi scese il buio. Ma perché, Maria? Nicky morì di morte naturale. Nicky morì di morte naturale. Nessuno mi ha saputo dare una risposta. Chi ha portato via la mia bambina? E perché? Perché proprio Nicky? E anche dopo tanti anni, il non sapere, questo pensiero mi corrodeva. E ancora oggi mi dà un'immensa sofferenza. Hai mai visto Nicky? No. No? No. Aspetta. Eccola. Oh. Non è bella? È bellissima, Maria. Custodiscila tu.
Fai rivivere Nicole nel tuo libro affinché possa sensibilizzare chi lo legge, soprattutto le giovani mamme, perché prevalga sempre il sentimento dell'amore incondizionato per i propri figli. Sì, Maria. Ora mi sento meglio, ma devo andare. Mi aspetta. Alle giovani mamme, affinché prevalga sempre il sentimento dell'amore incondizionato per i propri figli. Come il suono di un addio mi risuona nel pensato mai di abbandonarti, amata terra mia.